Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nell'ultimo episodio della Pacifist di Undertale. Non so se sarà lunghetto o grandino come episodio, comunque vabbè, vedrò durante il facimento. Andiamo. Se si promette tutto come l'altra volta, ossia combattiamo, almeno così sembra, questa è la barriera, sapete già. Ok, continuo. Ora, sì, sempre solita cosa, pronto qua. Tra che vengono fuori i tubi con le anime, tra nella nostra che è vuota per fortuna, se no saremmo morti. No, tipo. Ok, dobbiamo aspettare. Non posso nemmeno skippare. Intanto vi dico. Sì, siamo tutto come prima, però non combatteremo Asgore, se ve lo dico già perché. Perché sì. E verrà qualcuno di. Un conoscente a trovarci. Ora vedrete. È stato bello conoscerti. Vedi che c'è la faccia diversa? Almeno così sembra. Sembrava, eh. Infatti. Tac. Però che volo che ho fatto. Cosa gli è arrivato da su un treno? Quasi. Toriel. Che miserabile creatura. Tatuare un così innocente, povera e giovane donna. Non essere spaventato, figliolo. Sono io, Toriel. La tua amica e guardiana. All'inizio pensavo di lasciarti andare da solo. Durante il tuo viaggio. Ma non potevo smettere di preoccuparmi su di te. La tua avventura dovrebbe essere stata abbastanza incasinata. E ultimamente. E ti avrei dato una terribile scelta, qualcosa di simile, di lasciare questo posto. Ah, per lasciare questo posto avresti dovuto prendere la vita di un'altra persona. E dovevi sconfiggere Asgore. Comunque ho realizzato che non potevo permetterlo. Ah, capito. Ah, non è semplice, cioè non è giusto sacrificare qualcuno solo perché devi lasciare andare qualcun altro. Non è stato questo quello che ho voluto prevenire per tutto questo tempo? Dunque, per adesso sospendiamo questa battaglia. Per quanto terribile possa essere Asgore, gli serve pietà. Gli parla come se fosse Hitler reincarnato. Va bene? Sei tornato indietro? Non chiamarmi Tori. Dremur, non lo chiamo neanche Asgore. C'è qualche attrito? Patetica ameba o qualcosa di simile? Se proprio volevi liberare il nostro figliolo. Ah, e avresti potuto andare attraverso la barriera dopo che avresti avuto una sola anima. Prendere 6 anime dagli umani e tornare indietro. A prendere 6 anime dagli umani e tornare indietro garantendo a tutti la pace. Ma invece hai fatto casino con la vita di ognuno. Perché tu preferivi aspettare qui e sperando che arrivassero altri umani. Che non sarebbero mai arrivati. Tori, hai ragione. Sono una creatura miserabile. Sì, davvero? Maledetto. Ma pensi che potremmo essere almeno amici ancora? No, Asgore. La faccia dice tutto. Andiamo. Appare onda inselvatica. Asgore, umano. Nessuno si combatta. Si hanno appena fermato. Scusa, non è che fossero i vigili. Tutti diventeranno amici, o almeno io. Ciao, sono Toriel. Sei l'amico di un dell'umano? È bello conoscerti. Sì? Bello conoscerti. Ehi, Asgore, è la tua ex. Rogue, non so cosa vuole dire, ma tipo. L'hai fatta grossa o qualcosa di simile? Ehi, nessuno si faccia del male. C'è l'ennesima volta. Sì, ci siamo appena fermati. Si arrivano tutti in ritardo qua. Ah, c'è un'altra amica? Ciao, sono Toriel. Ciao. Ce ne sono due? La faccia mi stava guardando con un'espressione del tipo. Aiuto. Ehi, nessuno si combatte. È un altro. Se vi combattete, allora io sarò costretto di chiedere aiuto a Undain, come fai sempre, no? Ciao. Ah, buongiorno, Sua Maestà. Ehi, umano. Eh?
Asgore si è separato? No, e si è clonato? A me non sembra che si assomigliano così tanto. Ehi ragazzi, come va? Questa voce? Ciao, penso che ci siamo conosciuti. Siamo già conosciuti? Oh, conosco la tua voce anch'io. Io sono Toriel. È bello conoscerti. Il mio nome è Sans. Sì. Oh, aspetta. Questo dovrebbe essere tuo fratello, papà Eros. Congratulazioni, tuo papà Eros. È bello finalmente conoscervi. Tuo fratello mi ha detto moltissimo a proposito di te. Wow. Non posso credere che il clone di Asgore sappia chi sono. Questo è il miglior giorno della mia vita. Che vuoi capirlo che... Vabbè, non è inutile spiegarlo. Ehi, papà Eros. Che cosa... Ah, con cosa si pulisce uno scheletro? Cose antineve? No. O meno, penso che si dice pulisca, non lo so. Con shingles. Non l'ho capita. mi rimangio tutto. Questo è il peggior giorno della mia vita. Oh, avanti, Asgore, sarà tutto ok. Ci sono moltissimi pesci nel mare. Sì, Asgore, Undyne ha totalmente ragione. A proposito di quella roba dei pesci, chissà perché? Ora devi solo smettere di seguire quei boss monster pelosi e andare con un pesce carino, non proprio. Tipo, manco fosse una minaccia. È una metafora. Penso che sia una buona analogia. Bastardino, sei tornato tu, maledetto. Oh, cavolo. Chi di voi vi picchierete? L'audience sta morendo per il mio... per qualche azione romantica, qualcosissimo. Ehi, smettila. Che nervoso quel tipo. Sì, in effetti, se avete sentito lo scorso episodio è stato un po' bastardo, eh. Vero, Alvis? Alvis? No, ha ragione. Faglielo fare. Che penso vuoi... Allora? Beh, allora non tratteniamoci. Pare una smorfia di dolore. Aspettate, non davanti all'umano. Ah, giusto. Scusa, mi sto ancora... Sì, ok. E mi sono un po' lasciato andare. Ah, figliolo, sembra che tu te ne stare qui per un po'. Minaccia numero 2. Ma guardando tutti gli amici che ti sei fatto, penso che ti troverai bene qui. Ehi, una cosa. Papà Eros, hai chiamato tutti qui, giusto? Beh, tranne lei. Beh, in effetti, non ha tutti torti. Ma se io sono stato qui prima di voi, come sapevi di chiamare tutti? Diciamo che un piccolo fiore mi aiuta. Ok, un piccolo fiore? No, vabbè, ma papà Eros mai... Ecco. Da quando ha questi poteri, Flaunio, mi ricorda? Idioti. Finché stavate chiacchierando, io ho preso le anime... Ah, ecco perché aveva questo potere qua, mi sono detto, che cosa è diventato? E ora, non solo queste sono i miei poteri, ma anche tutte le anime dei tuoi amici saranno mie. No. Sai qual è la parte migliore? È tutta colpa tua. Io. Cosa ho fatto? Sono solo arrivato qui. È tutto perché tu li hai fatti innamorare di te. E tutto il tempo che hai perso tempo a chiacchierare qui, li hai incoraggiati a prendersi cura di te. Sì, ok, adesso non perdiamoci in cazzate, eh. Senza di quello non sarebbero mai stati qui. E ora, con le anime umane, quelle dei mostri insieme, potrò avere la mia vera forma. Come vera forma? Cosa diventerai, un albero? Ridete. Ok, non era divertente. Perché lo sto ancora facendo? Non l'hai capita? È tutto un gioco. Lo sanno. Se te ne lasci, se lasci l'underground soddisfatto, vincerai il gioco. E se vinci, non vorrei più giocare con me. E io cosa farei allora? Ma questo gioco tra noi non finirà mai. Minaccia numero 3.
Ti sbatterò la mia vittoria in faccia. E dunque. Ok. E dunque te la porterò via prima che tu possa prenderla. Ancora e ancora e ancora. Psicopatica di merda. Mi dai fastidio fuori. Ascolta. Allora, se mi sconfiggi ti darò il tuo lieto fine. E ti porterò indietro due amici. Distruggerò la barriera e tutti finalmente saranno soddisfatti. Ma non succederà mai. Tu. Aspetta, tipo. Ti terrò qui e non mi interessa cosa. Ah. E adesso? Anche se dovessi ucciderti un milione di volte. Un milione di volte, Dark Souls Docet. E un altro po', mi raccomando, E morto. Quasi morto. Cosa? Non aver paura, figliolo. Non importa cosa accadrà. Noi saremo sempre qui a proteggerti. 2 di HP, mettiamo. Wow. Giusto, umano, puoi vincere. È solo quello che posso fare è credere in te. Ehi, umano, se hai passato me puoi fare qualsiasi cosa. Quindi non preoccuparti, siamo con te qualsiasi cosa accada. Cosa? Non hai ancora battuto questo tipo? Avanti, questa cosetta inutile non è nulla per te. La mia controparte è ragionissima. Perché ho visto dei fulmini? Ah, un Elfis. Tecnicamente è impossibile per te batterlo, ma in qualche modo so come puoi farlo. Truccando tutto. Umano, per il futuro dei mostri e degli umani devi rimanere determinato. Quante volte ho sentito questa frase? Tutti? Sul serio sono venuti tutti? Mi sa che il gioco crasha tra un po' da quante ce ne sono. No, incredibile. Non può succedere. Tu o voi, non mi interessa. Non posso credere che siete tutti così stupidi. Cosa fa? Come tutte le vostre anime sono boh. Ecco, ci accavati. Ora diventerà un albero gigantesco. O almeno così penso. Sta prolungando un po' troppo sta parte, non credete? C'è un coso di spalle? Sì, il gioco è di qua? Ma sono d'accordo. O almeno così penso. Ha una forma umanoide e fin qua siamo sicuri che non è Flowey. Quindi, finalmente. Ero stanco di essere un fiore. Eri stanco di essere un fiore. Quindi questo è la forma finale. Ciao. Sei qui? Sono io, il tuo migliore amico. E tu che minchia sei? Asriel Dremur. È la fine. Asriel. Ah, capito. Quello là che ha superato la barriera ed è stato massacrato. Ah, De con le anime è tornato alla sua forma originale perché le aveva perse tutte quando è morto. Aveva perso l'anima quando è morto. E ora con quelle anime umane e tutto è riuscito a recuperare la forma. Che acidi mi son fa. No, non sono gli acidi sti qua. Sento ancora le gambe. Non mi ha detto nulla. Oh. E là. Cos'è? Mi sembra di. Non sto capendo nulla. È un po'. Però questo l'ho evitato. Shocker Breaker? Che? Sai? Non mi interessa più distruggere questo mondo. Vabbè, buono a sapersi. Come faccio a saperlo? Ve l'ho fatto tante di quelle volte che voi non lo sapete nemmeno. Lame del Caos? God of War, sei tu? No. Dopo che ti sconfiggerò, prenderò il controllo totale della linea temporale. Voglio solo resettare tutto. Come faccio io ogni gioco? Andiamo. Madonna, mi è quasi salvato. Tac. Ha fatto. Sono morto, ma no, dai, adesso mi rifà da capo. Ma si è rifiutato? Si può andare avanti all'infinito e allora. Dai, battimi. Prova a battermi.
Ci potevamo giocare un po' meglio, perché dobbiamo andare avanti non so quanto tempo. Oh, Matrix Key? Ah, con 15 di vita addirittura. Shocker, Breaker, e dimmi qualcosa però. Mi sa che devo fare Act o qualcosa di simile. Mi sa che con Spero non andiamo da nessuna parte. Ah, giusto. E anche la scritta è tutta ondeggiante ora. Dream. Op. Ah. Allora, ti tieni le tue speranze e prendi meno danni. Perfetto. E ho sbagliato. Avanti. E ora. No! Mi spiezza! Per poco! No, aspetta. Starfate, che no, la torta io me la voglio portare fino alla fine del gioco. È un. Tutti i tuoi resti, le memorie di tutti? Le porterò a zero. Oh. Motivo sadico. Perché? Wow, questo qua era potente. Andiamo su Dream. Ah, finché perché sei qui adesso? Puoi sentire lo spazio vuoto nel tuo inventario diventare più piccolo e più piccolo. Cioè? In modo che possiamo rifare tutto di nuovo. Sadismo. Non ho mai visto, cioè, tutti vogliono distruggere il mondo. No, arriva lui, voglio solo resettare tutto perché... Perché sì. Non l'ho mai visto una roba simile. Chaos Buster. Last Dream. Però. Last Dream. Il tuo sogno è diventato vero, i tuoi HP sono... E se quella è la parte migliore? Lo farei tu. Io. Oh, questo qua è cavolo. Questo qua è forte. Dopotutto. Sì, bastava ragionare un po'. Ma no, mi ha sparato un Kamehameha che levatevi tutti. E un po'. Op. Ok. Danno ridotto. E poi direi contro di me ancora. Devo ancora perdere contro... Ah no, l'ho appena fatto. Anzi. No, diventa facilino. Fatto. Avanti, dimmi altro. E ancora. Ancora, non possiamo andare avanti così. Non puoi dirmi mezza frase ogni volta che faccio qualcosa. Tac. Wow. Madonna, questo era potente, mi ha spaccato l'inventario. Op, di nuovo, così continuiamo a subire meno danni. E ancora, e basta, ti prego. Cos'è stato? Ho preso danno. Vabbè. Non potevo sperare il contrario. Perché tu vuoi un lieto fine. Sì, lo vogliono tutti il lieto fine, sei l'unico che non lo vuole. Dimmi te. Non sto capendo, qualcuno mi... E adesso arriva una stella gigante che fa il culo a tutte le altre. Così quasi facciamo un Dream che... Magari qua ci arriva una botta. Perché tu vuoi bene ai tuoi amici. Scusa, chi non lo farebbe? Sei l'unico sadico che non lo vuole. Ho mai visto una persona... Hai visto un boss così? Non lo so, così strano. Tutti vogliono suggerire tutto. È il più diverso che... E poi una capra soprattutto. Che metterebbe boss una capra? Ma sto divagando. Perché tu non ti arrendi mai. Esatto, e fiero di esserlo. Cavolo. Ah, capito. Non era... Sì, non era... Dopo tutto non era... Quella era una mossa veramente cattiva. Veramente. Brutta persona. Non è bellissimo? La tua determinazione, il potere che ti ha portato fin qui? Sarà la tua disfatta. Ma per qua io devo ancora capire perché. Questa qua dice robe. Non so, spara robe a caso. Io non devo ancora capire di che sta parlando. Vuole distruggere, vuole resettare tutto, ma. Finché non mi fai fuori. Ora basta scherzare. È tempo di pulire questa linea temporale una volta per tutte. Oh, una capra gigante. Bella risata. E che sta? Allora, in questo modo sto pulendo la linea temporale, però allo stesso tempo vuole farci fuori. Però, ecco, cavolo che mi prendi a me. Uno di HP. Anche dopo quell'attacco te ne stai ancora davanti a me. Wow, sei davvero qualcosa di speciale. Ma non esaltarti troppo.
Da qui ho solo usato una piccola frazione del mio vero potere. Ora guarda cosa la sua determinazione può fare contro questo. Si è slargata. Hanno preso la texture, l'hanno allargata. Allora, spero che non sia veramente. Cosa te. Che? È diventato un. Ma questo qua. Un boss qui contro tutti, veramente? Altro che una capra. Questo qua è un. Non puoi muoverti. Trema davanti al mio vero potere. Oh. Non ci provare, cheat 2 secondi fa. Però. Asriel, non posso fare nulla. Posso sentirlo. Tutte le volte che muori, la tua presa a questo mondo ti sfugge. Tutte le volte che muori, i tuoi amici ti dimenticano un po' di più. La tua vita finirà qui, in un mondo dove nessuno ti ricorderà. Beh, veramente sono morto perché avevo un HP. Perché tu me l'hai. Infatti, 10. Di te non posso fare proprio nulla. Non puoi muoverti. Sei ancora in piedi? Va bene. Per pochi momenti ti dimenticherai tutto, anche tu. Un'attitudine che ti servirà nella tua prossima vita. Oh. Allora, è una mossa abbastanza. Sono morto. Bravo. È abbastanza complicata. Ancora? Avanti. Fammi vedere cosa può fare la determinazione adesso. Ah, ok. Veramente, io non ci sto capendo nulla. Qualcuno mi spieghi. Ah, ce l'ho fatto. Tutto il mondo sta finendo. Minchia. Non puoi muovere. Nulla è successo. Tipo, cerchi di muoverti, ma non succede nulla. Hai provato a riprendere il tuo salvataggio, non è successo nulla. Hai provato a provarci di nuovo, non è successo nulla. Vabbè, mi hai capito. Sembra che salvare il gioco è veramente impossibile. Ma forse con quel piccolo potere che ho puoi salvare qualcos'altro. Cioè? Oh, save! Ah, li posso salvare? Però che figata! Dai, Sensuke, che deve essere il primo. Ah. Hai raggiunto l'anima di Asriel e l'hai chiamato i tuoi amici. Sono da qualche parte lì, no? Ok. Sta risuonando qualcosa nell'anima di Asriel. Ossia. Sì, sono tornati. No, insult no. Puzzle. Ok. Chiedi all'anima aiuto con il puzzle. Non sa perché, ma vuole aiutarti. Devo catturare l'umano. Ho già lasciato. Ah, che. No, maledetto. Vabbè, fermo. È da un po' che non faccio tutto questo casino qui, no? Ok. Allora, recipe. Joke, no, recipe. Ok, chiedi cucina qualcosa per te. Sta cercando di trattenere la sua qualcosa. Il suo divertimento. Wow. Ce l'abbiamo fatta. Lo soul. Joke. Dici una brutta scritta a proposito di scheletri. D'un tratto le memorie tornano. No, tu sei mio amico, non potrei mai catturarti. Ah, io ti favo per te, figliolo e ragazzo. E due li abbiamo presi. Adesso. No, non. Cosa ho fatto? Ero andato su save o no? Ah, però mi può colpire lo stesso. E mi sembrava fosse più. Ero andato su fight per sbaglio. Save è già fatto. Su Undyne, Tauriel e Asgore li lasciamo per ultimi perché sono capre. Ah, uno alla volta e basta. Allora vediamo, fake hit. Colpisci, tocchi a malapena l'anima perduta. Sembra che qualcosa nel tuo combattimento sia familiare. Tutti gli umani moriranno. Di questo passo, sta sicura che mi potrei far fuori. Non posso neanche combattere, o forse sì. Clash? Clash Royale. Allora, recipe. Ah, chiedi di insegnarti a cucinare. Non sa perché, ma vuole farlo. Tu sei il nostro vero nemico. Quello che mi hanno detto tutti prima che arrivassi qui. Proviamo Clash. Ah, colpisci con tutta la tua forza l'anima perduta. Ricorda il tuo spirito combattivo e d'un tratto le memorie tornano. Beh, alcuni umani sono ok, penso. Beh, mi stupirei del contrario. Ci metteremo un po', tranquilli.
E ora andiamo a prendersi Alphys. Però ha già il vestito pronto. Beh, nerd out. Gli chiedi qual è il suo cartone preferito. Lei... Ah. Ok. Mi odi, vero? No, cosa devo fare? Ah no! Due mani! No! No! Non ero pronto. Dovevo usare due mani. Io... Niente. E proviamo di nuovo con la quiz. Incoraggia. Dici che continuerai a supportarla. Qualcosa è familiare in quello che hai detto. Non devo prendere le bombe. E prendo le bombe. Vediamo un po'. Quiz. Chiedi per un aiuto io nei quiz. Improvvisamente la memoria. Esatto. No, non è vero. I miei amici piacciono. E tu mi piaci, anche te. Ora mancano solo i caproni. Sì, l'ho detto in un modo veramente cattivissimo, però dai. Ma fortuna che stavolta sono in due, se no andavamo avanti per... Ag, ovviamente. Ah, la Laura ci dice che sta... Che la rivedrai. Ah. Perdonami per questo. Allora, è l'unico a cui gliene frega qualcosa, Asgore, veramente. Perdonami per questo. Oh, cavolo. Mi ha recuperato la vita. Ah, pietà. Qualcosa familiare. Questo è il mio lavoro. Nessuno lascerà più l'underground. Cattiveria. No, quella l'ho sbagliata io. È un po' lo soul. Merci. Dici che non vuoi fargli del male, ma qualcosa è familiare lui. Punto. Sì, vabbè, Asgore è facile. Tac. Ora proviamoci, Ster. Ah, no, Ag non credo. Ster, fissa. Ah, fissi l'anima perduta, ossia Asgore. D'un tratto le memorie, tacchete. Tu sei il nostro futuro, il nostro... Infatti, tu sei il nostro futuro, il tuo destino è su di te adesso. E adesso cosa fa? Qualcun altro. Stranamente, come i tuoi amici ti sono ricordati, qualcos'altro risuonava nella sua anima, più forte e ancora più forte. Sembra che c'è ancora qualcun altro da salvare. Ma chi? D'un tratto ti ricordi. Chiami il suo nome? Che stai facendo? Cosa sto facendo? Non lo so, fa tutto il gioco qua. Tutto nero. C'è un filmato. Godiamocelo. Qua eravamo caduti. Questo è Azrael, giusto. A meno che non sia completamente rimambito. Ah, è la storia dell'inizio. Quando il primo umano è caduto, l'ho tirato su e tutto il resto. Solo che non si vede la faccia dell'umano. Quindi potremmo anche essere noi, non lo so. Perché se non sbaglio una volta ci aveva tirato su anche lui. Che stai facendo? Che è questo sentimento? Che mi sta succedendo? No, non voglio nessuno. Scontroso come sempre, fatti dare una bra... E basta, sta laggando il gioco. Ah no, ok, si è fermato. Smettila, vattene da me. Mi hai sentito? Ti spiezzo in due. Ho qualche dubbio. Adesso l'attacco è molto più gestibile, dai. Ah, si sta indebolendo, un pochino. Però sai perché lo sto facendo? Perché continuo a combattere? Non lo so. Questo qua è un attacco di Toriel. Però non vuole colpirmi neanche lui. Lo sto facendo perché tu sei speciale. Sei l'unico che mi capisce. Ti ho appena conosciuto, sul serio. Sei l'unico con cui mi diverto. Ok, possiamo stare fermi. Come volevo dimostrare. No, non è solo questo. Io lo sto facendo perché come faccio a spiegarlo? Perché mi importa di te. Mi importa più di qualsiasi altro, più di qualcun altro, qualsiasi altro. Oggi proprio non riesco a leggere. Non lo so perché. Non sono pronto per questa fine. Non sono pronto perché questo finisca. Non sono pronto perché tu te ne vada. E non sono ancora pronto per dire addio a qualcuno come te di nuovo. Sì che sapete tutta la storia. Ve l'avevo spiegata la scorso episodio. E godetevi lo scorso episodio anche questo. Dunque ti prego.
smettila. Sto facendo. E lasciami vincere. Mi ricorda un certo Mr. L a Mortal Kombat, forse? No? 010 001 00 è inutile, io vincerò per sempre. Quanto stiamo andando avanti? Ma io ormai sono un cadavere, sono in stato comatoso, ma proprio vegetale. Non so neanche come faccio a parlare. Dimmi. Sono così solo. Lo so che sei solo, lo so. Sono così spaventato. Cosa vuoi che faccia? Dimmi. Io. Tu. Tutto bene. Ok, credo si sia reso. Per fortuna. Si mette a pennicolare. Cioè, da un coso potentissimo è stato tornato quello piccolo. Mi dispiace. Sperdonato. Dimmi tutto. Sono sempre stato un piagnucolone, vero? Lo so. Non sei il vero... Vero? Non lo sono? Se n'è andato molto tempo fa. Cosa? Qual è il tuo nome? Non lo so. Frisk? Ah, è vero, Frisk l'umano, è quello originale. Ah, è un bel nome. Frisk. Cosa? Non mi sono mai sentito così per un moltissimo tempo. Come fiore ero senza anima, come vi avevo detto anch'io. Mi mancava il potere per amare le altre persone. Comunque, gli animi di tutti entro in me, non solo ho avuto la mia compassione, ma posso sentire anche quella di altri mostri. Tutti si vogliono bene a vicenda e vogliono bene a te, Frisk. Vorrei solo poterti. Cioè, desiderei di poterti dire come si sentono tutti a proposito di test. Papyrus, Sans, Undyne, Alphys, Toriel. Mostri sono strani. Anche se ti conoscono appena, sembra che ti amino tutti molto, molto. Frisk, capiscono che non puoi perdonarmi, ma. Capisco che mi odi. Come ti odio? Scusa, Mi sono. Ho attuato in modo così strano e orribile. Ti ho fatto del male. Ho fatto del male a moltissima gente, amici, famiglia, conoscenti. Non c'è scusa per quello che ho fatto. Perché se non lo perdono cosa faccio? Devo farlo per forza. Cosa? Oh, avanti, Frisk. Mi farei piangere ancora. Comunque, anche se mi perdoni, non posso tenere queste anime. Non ancora per molto. Il minimo che posso fare è ritornare ai proprietari, ma prima c'è qualcosa che devo fare. Proprio ora posso sentire i cuori di tutti che battono all'unisono. Tutti bruciano con lo stesso desiderio, con i poteri di tutti e la determinazione di tutti, è tempo che i mostri siano liberi. Era ora, che cavolo, ma siamo nel buio più totale. Adesso... diventando un crocifisso umano. Allora, vediamo cosa si mette a fare adesso. Penso di aver capito, ma voglio vedere se è vero. Vediamo. Sì, l'ha fatto. Ha rotto la barriera. Era ora, sta barriera. La barriera è stata distrutta. Bello. E adesso... adesso che hai rotto la barriera, possiamo essere soddisfatti, tutti siamo liberi e basta. L'unico che non è contento è Azrael. Peccato. Frisk, devo andare adesso. Senza il potere di tutti, non posso mantenere questa forma. Tra poco tornerò un fiore. Smetterò di essere me stesso e smetterò di riuscire a sentire amore per qualcuno. Dunque... è meglio che ti dimentichi di me, ok? Vai con la gente che ami. Conforto, ovviamente. Oh. È finalmente qualcosa di diverso da merci e non merci. Dimmi. Non voglio lasciarti andare, beh.
Sei cosparso di colla? Sì. Oh. Non è il momento giusto per le battute, lo so. Ne sono consapevole. Frisk, tu sei. Stai facendo un ottimo lavoro. Ah, farei un ottimo lavoro. Non importa cosa, ma saranno tutti qui per te, ok? E adesso. Ok. È tempo che me ne vada. Addio. Con che ca. Sì, con che calma. Vuoi andare? Non dovevi andare? Non per essere cattivo, ma. Intanto, Frisk, prendi cura di mamma e papà per me, ok? È quello che avrei dovuto fare. Ma va bene, adesso tornerà di essere un fiore. Che peccato. Nessuno vuole essere Flowey. Frisk. È tutto un incubo. Cosa? E svegliati, cosa è successo? Ma perché sono in centro come se fossi morto? Ah no. Com'era tutto un brutto sogno? Ma cosa è successo? Ah, ci si è svegliato per fortuna. Eravamo così preoccupati, per fortuna. Sembra che tu te ne fossi andato per sempre. Sì. Sì, più a lungo di quanto avrei voluto. La prossima volta dici quando vuoi metterti a dormire, ok? Sì, hai fatto piangere papà, io ero come un bambino. No, non ho pianto. Io non piango. Avevo solo qualcosa nell'occhio. Cosa hai preso nell'occhio? Lacrime. Beh, in effetti, non ha tutti i torti. Ok, adesso la cosa importante è che Frisk sta bene. Qui, Frisk. Perché non vediamo un po' di te? Farà sentire meglio tutti. Non ho sete. Lasciagli un po' di spazio prima, ok? Dovrebbe essere esausto. Ma non sono certa. Frisk, non ricordiamo proprio cosa è successo. C'era un fiore e tutto è diventato bianco. Sì, in effetti è stato un bel casino. Ma la barriera se n'è andata. Quando sei pronto possiamo tornare nella superficie. E sembra che la porta. Sembra che potrà essersi porterà proprio lì. Ma prima di adesso, magari vuoi farti una camminata? O dire addio a tutti i tuoi amici? Perché devo dire addio? Dovete tornare su anche voi, eh? A meno che non vogliate restare qui, ma. E fai come vuoi. Ti aspetteremo qui. Su, via, 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 via. Stiamo perdendo anche un po' troppo tempo. Non salvo perché magari voglio farmi la boss fight. Magari. Qui c'era un te. Dove c'era un tempo. Flowey. Ah, se vai via, la tua avventura sarà finalmente finita. E appunto, i tuoi amici ti seguiranno fuori dall'underground. Perché non lasciare? È subito! E che vogliamo restare qui ancora per molto? E ora? E ora? E ora? Ah, non c'è la scritta Undertale come l'inizio. Oh, e finalmente siamo usciti da quel postaccio. Oh, cavolo. Non è bellissimo? Non è bellissimo? Trump è letto. Come non detto, torniamo nell'Undercraft. Facciamo prima. È anche meglio di come in TV. Ah, ma loro vedevano com'era in superficie. Beh, molto meglio di come immaginassi. Frisk, tu vivi qui? Tu vivi qui? La luce del sole è così buona, è così bella, e l'aria è così fresca. Mi sento vivo. Ehi, hey, Sans, cos'è quella palla gigante? Lo chiamiamo Sole, lo chiamiamo Sole, amico. Quello è il Sole? Wow. Non posso credere che posso finalmente incontrare il Sole. Potrei stare qui e guardarlo per ore. Sì, è bellissimo, no? Penso che dovremmo pensare a cosa ci sarà dopo. Ah, giusto. Tutti. Questo è l'inizio di un nuovo futuro. Un'era di pace tra umani e mostri. Frisk, ho qualcosa da chiederti. Vorresti essere l'ambasciatore per. Vorresti fare da ambasciatore per gli umani? Beh, sì, ovviamente. Sì, Frisk sarà il migliore ambasciatore, almeno penso che si traduca così. Io, il grande Papyrus, sarò la migliore mascotte. Vado a fare una buona impressione. È già andato. Qualcuno deve tenerlo fuori dai guai. Ci vediamo.
Ed andato dalla parte sbagliata. Ok. Wow. Devo fare proprio tutto io? Papà Iros aspetta. E infatti se n'è andato, ha detto. Tiè, io me ne torno giù. E Yunda ne aspetta. Siamo rimasti solo in tre. Ops. Perché? Cosa, ops? Dovrei fare qualcosa? Ok, vado. Allora, lo sguardo ha detto tutto. Proprio se non ti levi adesso, diventi tu al posto del sole. Sembra che siano andati tutti. Siamo rimasti solo in due, come all'inizio. Frisk, vieni da questo mondo, vero? Dunque, devi avere un posto dove tornare, no? Cosa farei ora? Allora, l'altra volta ho fatto so dove andare, ma facciamo così. Me ne resto qui. Cosa? Frisk, sei veramente un bambino divertente. Ah, se l'avessi detto prima, nulla di questo sarebbe accaduto. Beh, siamo in due posti diversi, quindi anche le opportunità sono diverse. È una buona cosa che tu hai passato così tanto tempo prima di cambiare il tuo pensiero. Beh, almeno così penso. Sangue papà, non hai altro posto dove andare. Farò del mio meglio per prendermi cura di te. Per quanto tempo necessiti, va bene? Ora andiamo. Ci stanno aspettando tutti. Non poteva finire meglio. Io avevo fatto il finale un po' strano, cioè so dove andare. Ah, ok. Ciao. La Pacifist Undertale è finita, dura da quasi tutto il canale. Anche questo qui è quasi un pezzo di storia. È quasi un pezzo di storia del canale. Quasi. Perché allora lo posso mettere adesso. Il nostro canale è quasi totalmente fondato su Undertale, quindi questo qua è la fine di un'era. O almeno una piccola era. Undertale è finito, sì. Ma c'è qualcosa che abbiamo mancato. Quella cosa che mancheremo la vedrete nei prossimi episodi. Allora, finalmente papà Iro si è preso una macchina. Però arriva il classico Mac col triciclo, che lo so. GTA Undertale. Lo comprerei subito. Allora, dicevo, vi faccio vedere tutto lo showcase di quel che capita. Però allora, spero solo una cosa. Ah già, guardiamo un po' questi qui che ti dicono anche che è successo. Allora, questo qui. Il coso ha un cane vedente per se stesso. Dogame Dogaressa. Ah, campioni mondiali di Nosnado, non so cosa sia. Lesser Dog e Greater Dog. Cercano in affetto. Ah, è citato dal cambiamento di vita. Cioè, tutto. Allora, Unda e Nealfi sono in spiaggia. E ci sono anche Lesser Dog e quell'altro. E c'è anche il polpo. Allora, Alfi, 9999. Ma che cavolo. Sì, ok, ma Unda è con calma. Partendo per terra ha fatto una crepa. Ditemi voi. Vediamo un po' questi due che hanno fatto. Sta ancora flettendo. Mentre quell'altro vita idillica in spiaggia. A curatore leggendario, Temmi, cosa fa? Temmi. Sta ancora tremando così, come se fosse epilettico. Ha cambiato nome in Dammi Arrabbiato. Ah, ecco dove è finito quel maledetto. È tornato Metaton? Allora c'è Mnabstablock che ha l'espressività veramente di un non lo so. Veramente. Se mettete un cartello al posto suo, ha lo stesso effetto. Vulcan e Sonderplane. Incoraggia qualcosa. Ha confessato. Cosa? Si è confessato cosa? Non l'ho fatto. Questi due invece hanno fatto la torta di compleanno più grande del mondo. Ragno di successo nelle torte. Usa la vostra immaginazione per le due guardie. Chissà perché. Final Dà un senso alla propria vita.
La grande battaglia è finalmente finita, sì, infatti. Astigmatism, venditore di occhiali, ma dominante. Allora, è un mago di strada, mentre... Ah, sta ancora dormendo, mi sembra. Gli Amalgamate li vivono con le loro proprie famiglie. Gli Amalgamate, per quanto possano essere terrificanti... Asgore... No, allora, Asgore in pantaloni e in maglietta a fiori non si può vedere, ti prego. Non si può vedere. Allora, Thorin non cambia moltissimo, ma forse per gli occhiali a malapena, ma... Ma ok. Siamo tornati all'inizio, solo che stavolta ha colori. I colori spariscono. Pessimo. Però io tolgo la freccia che... Intriga, lo so, lo so. Fine. Un secondo. Oh, è finito. Sembra che sia finito che sto canale. Che... Non puoi essere... Davvero pensavi che fosse finita? Intendo... non abbiamo ancora fatto... I ringraziamenti speciali. Pronto? Finiamo... Finiamo il lieto fine. Cosa devo fare? No, no, i ringraziamenti speciali. No, adesso devo giocare. Chi mi prende? Non prendetemi. Non mi prenderete mai vivo. Ma almeno non così. Wow. Provate a prendermi. Provate a prendermi. Oh, li sto schivando tutti, HP infiniti. No, come faccio a prenderli tutti? Io un po' che ti ne ho presi. Wow. È competitivo. Altro che Call of Duty. Questo è competitivo. Fare slalom tra i ringraziamenti speciali. Qua invece non mi prendete. Oh, sono in trip da come lo sto seguendo. HP infiniti però. No, ho sbagliato. Qualcuno ha veramente letto i nomi? Oh, no, quasi. Oh, ce l'ho passato. Che cavolo. Ce l'ho passato. Quanto mancano i ringraziamenti speciali? Ma quanta gente... Ma non lo faceva solo Toby Fox sto gioco, sì, aiutini qua, aiutini là, però l'ha fatto lui nel totale. Fine, no, quelli lì della boss fight con Flowey, mi ricordo ancora. Quelli là, cerchio. Vi ricordate? No? Fate bene. Non è stata una bella esperienza, posso starmene fermo. Quanto durano ancora? Che già l'episodio è abbastanza lunghetto, quasi un'ora. Oh. Se me ne sto fermo vediamo quanti ne becco. Beh, non proprio tutti, ma quasi. Sono riuscito a mancare di tutti, stanno per... Ah, no, peccato. Andiamo. No. Ne ho mancati tutti su quello. No, non è ancora finita. Io vi lascerei andare, ma non è ancora finita. Ma se non fosse finita avrei già finito. Avrei già chiuso l'episodio, no? Ah, crediti toccati. Ah, ti dice che quelli che hai toccato. Questa è una bella cosa. Non l'hanno mai fatto nessuno. E ora? Come team di Undertale. Grazie a te dal profondo del cuore. Senza di te tutto questo sarebbe stato impossibile. Buonanotte. Buonanotte? Beh, in effetti da me sono le 7 di sera. Quindi non ha tutti i torti. Credo che andasse a tempo col... Stiamo dormendo. Però Toriel... Tori entra in camera nostra con una torta che adesso non so cosa dire. Ok, tutto in totale silenzio, non sbattere la porta che sto dormendo, prego, e sbatte la porta. Cazzo è stato? Cosa è stato? Basta, fine. Il peggior finale di sempre. Non credo finisse proprio così. Aiuto. Non posso andare avanti, sul serio? Undertale, la fine. Finiva in modo diverso, però. Dalle mie parti. Wow.
Ok. Sottofondo, ti prego, smettetela. Come posso farlo finire? Ok, vabbè. 50 minuti, però. Allora, so che è terrificante sottofondo, però si adatta perfettamente a quello che faremo. La pacifista è finita, vero? C'è qualcosa che mi è mancato. La genocide. Che succederebbe se tutti quelli che avessimo incontrato sarebbero morti per mano nostra? Lo vedrete nei prossimi episodi. Alla prossima.